Andrea, ricordati l'allenamento di oggi alle 3. Andrea, sono in ritardo come al solito, non posso darti uno strappo a scuola, mi dispiace. Mi è sempre piaciuto il deserto. Ci si siede su una duna di sabbia, non si vede nulla. Non si sente nulla, e tuttavia qualche cosa risplende nel silenzio. Concorso, tu che cosa hai fatto? Purtroppo ancora niente, tu? Sono ancora indecisa. Io non sono fantasiosa, credo che non parteciperò. Secondo me invece dovresti provarci. Io ad esempio sto provando a comporre una poesia. Ragazzi, che dite di fare un test a scelta multipla invece che il tema? Io lo so che a voi piacciono tanto. Avevo pensato a un test a sorpresa su Giacomo Leopardi. Lo so che siete contenti, ma non dovete copiare però, Ecco, lo sapevo. Ancora davanti a una scelta. Perché non il tema? Tranquillo, non sarà andata così male. Forse vuole stare un po' da solo, lasciamogli spazio. Schimbo lento. Veloce. Veloce. Veloce, vi voglio veloci. Gambe alte. Alte. Andrea, muoviti. Vai presto, vieni. Forza, veloci ragazzi, vai, vai! Saltate! Vai Andrea, vai Andrea, vai Andrea! Ma! Forte, Andrea, non muovere! Guardami negli occhi, Andrea! Forte, hai capito? Deciso! Vai! Ragazzi, vado al centro, ricominciamo! Vai! Vai ragazzi, vai! Posizioni! Ok, vai! Posizioni, vai! Non ce la posso fare, non sarò mai come vuole lui. Dai, non ci pensare, adesso andiamo a fare quello che ci piace davvero. Hai portato il libro? Tutti i grandi sono stati piccoli, ma pochi di essi se ne ricordano.
Devi essere più cazzuto, Andrea. Devi prenderti quello che ti spetta. Devi farti largo, altrimenti non sarai mai vincente. Guarda me e impara. Sono sempre tuo padre, lo sbaglio? Avrei pur dovuto prendere qualcosa da me. E poi devi metterti gli occhiali. Amare è donare tutto se stesso, senza chiedere nulla. Amare è non dire mai, mi devi. Andrea, hai presente Dante Alighieri, lasciato ogni speranza voi che entrate? Bene, tu sei sempre il solito. Scegliessi mai una risposta giusta, ma dico io, seppure tu volessi andare a caso, statisticamente una scelta giusta la potresti fare. E vai, PlayStation 4 assicurato. Grazie, certo. Bellissima, che meraviglia, sembra vero, è venuto ancora meglio di quanto mi aspettassi. Ma come ho fatto a non accorgermene prima? Gli adulti da soli non capiscono niente ed è stancante per i bambini dover sempre spiegare tutto. Buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti così numerosi al primo concorso Terze Classi in Cerca d'Autore. Questo concorso ha visto partecipare tantissimi ragazzi. I premi sono stati attribuiti a Giovanna per quanto riguarda la poesia, Anna per quanto riguarda la scultura, ma soprattutto vorrei un applauso davvero caloroso per il nostro Andrea, che è il primo classificato. E ha partecipato con questo bellissimo disegno che è una rosa. Non chiederti di cosa ha bisogno il mondo. Chiediti cosa ti rende felice e poi fallo. Il mondo ha bisogno di persone felici. Siamo così presi dal nostro lavoro e dalle nostre convinzioni che abbiamo dimenticato di fare i genitori. Andrea, sei stato bravissimo. Andrea, perdonaci. Siamo adulti. Spesso gli adulti sbagliano. Dimenticano quello che è veramente importante. Mamma, voi siete perfetti così. Ecco il mio segreto, è molto semplice, non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi. È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa, che ha fatto la tua rosa così importante. Gli uomini hanno dimenticato questa verità. What can I do? I guess it's the way I am.
Trying to say, now I'm simply right.